È sconvolgente sapere che proprio dopo Sanremo al Pupillo di Amadeus è accaduta una cosa del genere. Nessuno se lo aspettava. Amadeus è un amatissimo ex conduttore Rai e un uomo che per ben 4 anni di fila è stato il direttore artistico e il conduttore del Festival di Sanremo. Per 5 edizioni di fila ha organizzato il festival in ogni suo dettaglio e selezionato i brani dei tantissimi artisti che negli anni vi hanno preso parte, scegliendoli tra la marea di canzoni che gli artisti gli mandavano. Tra queste è capitata anche la sua, che è piaciuta talmente tanto ad Amadeus, che l'ha voluta inserire tra le tante canzoni in gara. C'è da dire che Amadeus ha avuto un ottimo orecchio nello sceglierla. La canzone oggi è un hit e a distanza di alcuni mesi dalla fine del festival, ha ottenuto diverse certificazioni. Grazie alla partecipazione al festival, l'artista ha poi avuto modo di farsi conoscere ancor di più dal grande pubblico, essendo già abbastanza noto, e di diventare ancora più celebre di quello che era già. Purtroppo però sembra che, successo a parte, dopo Sanremo, l'artista in questione non ha passato un bel periodo, anzi. Pare abbia vissuto una dura crisi. Un periodo di crisi che ha portato alla rottura con la fidanzata. Come riporta Il Messaggero, dopo il Festival di Sanremo e il successo che ne è conseguito, l'artista in questione ha vissuto una dura crisi personale, che ha avuto non poche conseguenze sulla sua vita. Tra queste, la rottura, non poco sofferta, con la storica fidanzata. Questo è quello che ha raccontato in un'intervista, nella quale ha anche parlato del suo ultimo disoce e dell'amore, che non è mai mancato nella sua vita. L'amore è sempre stato presente nella mia vita, ma al di là della mia ragazza, anche amici, mamma, papà. Il disco è molto molto d'amore, perché è stato quello che ho vissuto, come la rottura. Dopo Sanremo, una dura crisi per Joliet. Ma chi è l'artista che dopo Sanremo ha vissuto questa potente crisi? Il cantante in questione è il rapper Joliet, nonché l'artista che durante il festival ha sfiorato la vittoria, arrivando al 2º posto, dopo Angelina Mango, e vincendo la serata della cover. Speriamo che ora si sia ripreso da questa crisi o che si riprenda al più presto. In tutto ciò l'affetto del pubblico per lui sarà una garanzia.